della scuola avviamento professionale. E queste le fotografie esistono perché erano quelle per il concorso. Per il concorso. E queste sono le colonne che sono sempre di Marconi, che sono gli episodi che Mini aveva ha dedicato alle città che si liberano. Che ci sono le figure simboliche della città. Esatto, che si liberano. Questa invece è una formella con i buoi, vero e Mini? Ecco, quella dei buoi. Però erano le razzie, vero? Le razzie, esatto. Okay, infatti, dove stavo io sfollata, i tedeschi portarono via i contadini, pensa, tutti erano appaiati i buoi. Certo. Spaiarono ogni coppia, così i contadini non potevano più lavorare. L'episodio che poi... Questa è la fucilazione forse di Bonci? Sì. La fucilazione di Bonci, Sì. Di questo grande giovane grande. Io non l'ho conosciuto, io ho conosciuto la moglie e la figlia e il nipote. Mentre invece in questa è la fotografia che invece è la formella della liberazione, dove c'è la porta. Sì. E questo è quello che è al Marconi, qui invece c'è il bozzetto. Che cosa rappresenta? I tedeschi. I tedeschi. Bellissimi. Sempre. E allora si lei non me l'ha ripiegato, infatti l'ho voluta leggere bene. C'è la tenda che si apre, c'è la figura, no, che apre la tenda, c'è il sole sulla sinistra, un angelo con lo stemma, qui si vede l'altro stemma di Siena, poi c'è logicamente un caduto col fucile in basso e poi qui c'è un tronco tagliato, da una parte invece fiorisce un fiore. Schecco. C'è tutta una simbologia, no, di questa apertura, questa porta di Siena che si apre, che poi è la liberazione. Bellissimo. Ovviamente siamo stati tutti ingannati perché si pensava che fossero ceramiche, invece no, sono cementi verniciati, giustamente. Tutti, non sono gli ignoranti, ma... Tutti. Beh, dopo però logicamente poi... separazione, diciamo, classica, no, con l'elemento anche in diagonale, che logicamente è questo camion, che logicamente ha portato... Le persone poi saranno fucilate, che poi porteranno via i cadaveri. Si sa di già il meccanismo. I tedeschi, i fascisti che sono qua sulla destra, logicamente le prime persone. Quello di Fabio partirò da questo luogo. Quei fascisti andarono a. Sul Monte Maggio. Li fucilarono sul Monte Maggio. Sul Monte Maggio. Piangeva disperato per la morte del figlio, sempre. E allora logicamente lui si ricordava, lui non l'ha conosciuto del Bonci, anzi l'ha conosciuto però, ed era un ragazzone grande, infatti vedete come l'ha fatto grande questo, perché logicamente era questo ragazzo. E poi io ho voluto insistere perché ho detto, ma dietro c'è una finestra, perché mi ricordavo della finestra di Guernica di Picasso, sì, che è sempre una simbologia. Come mai? E allora lui mi ha spiegato, e poi ho detto, ma qui esce l'acqua, che è? Dice, sì, questo era il lavatoio delle donne dove andavano a lavare, e sopra c'era questa finestra, eccetera, che era un lavatoio, era un luogo dove si lavavano le donne, e dove è accaduto però questa fucilazione del Bonci. Perché lui queste cose... Sì, chiaramente, perché... C'era una strada e sale su al cimitero e dice, io non c'ero perché era fatto da... E successe questo bivio di strade, quella andava a Bagliaglia e quell'altra che andava su al cimitero. Sì. Bene, si incrociarono e dirono che ci fu uno scontro. E lui fu uno dei primi a cercare il nostro. Così mi diceva ancora Babbo, quando mettiamo vicino al cimitero, diceva che successe proprio qua. E allora io dico, ma mettiamoci dentro questa persona, com'era lui, e che era tutto di forza, insomma, un bravo pittore. Ci manca forse per la grandezza di queste opere, forse è mestiere più da produttori, perché sì, sono grandissimi pannelli tutti fatti a pezzi e poi chiaramente queste opere, se mi sbaglio, sono 3 mesi per 5 mesi, certo. Insomma, sono delle dimensioni notevoli. No, a me questa cosa questo incontro con il professore mi ha fatto capire come mai tanti artisti a Siena
Valacchi, il professor Ermini, il Pollai, cioè sono passati attraverso la ceramica e me l'ha spiegato benissimo e ho capito. Perché lei mi raccontò che tornato dalla guerra praticamente c'era questa manifattura che praticamente dava da mangiare a tante persone. E niente, poi ho scritto una cosa ma ora non me la ricordo. Perché sulla memoria. Sulla memoria, insomma, e mi sembra che il momento storico, insomma, qui si usciva fuori da un ventennio fascista. E noi si esce fuori da 20 anni di un altro personaggio, però, insomma, dove sono stati tagliati tutti i lavoratori, insomma, anche nelle scuole. Vabbè, però insomma ora a parte le scuole, però questo concetto della memoria è fondamentale, come se in questi 20 anni ci fosse stata una sorta di blackout. E invece ora forse ci si rende molto conto di quello che è successo in questi 20 anni passati. Comunque, meno male che ci sono gli artisti che filtrano anche i momenti, perché poi rimangono testimonianze, però poi bisogna insistere. Gli originali quanto sono grandi? Questo sarà circa 2,80 e quasi 5. Ah, quindi sono oltre il naturale, oltre la grandezza naturale delle persone. Le persone sono più grandi del. Sì, perché papà asciugarli, cuocerli, smaltarli, poi montarli lì.